Ciao amici di LVGA TV. Ciao ragazzi, bentornati. Abbiamo giusto 5 secondi fa finito la precedente puntata e siamo super carichi per questa. Vogliamo vedere come finisce la gara. 3:41. 3:41. Perché per loro è passata una settimana. Esatto. Tranne che su Patreon, perché su Patreon li vedete subito. Correte, esatto, su Patreon. Li carichiamo tutti oggi. Se volete. E niente, ragazzi, un bel commento, un bel like e niente, noi iniziamo. Sì. No, volevo giusto fare un recap visto che è passata una settimana per quelli di YouTube. Giusto. Però rimasti che c'era il Darby, che non mi ricordo come si chiama, il fratello di Daniel Darby, che sta facendo una gara tipo GTA con Kaio Cacchio. Come cacchio? Cacco-in. E niente, erano lì, era una gara molto coinvolgente. Quindi siamo molto carichi per andare subito avanti. Ora possiamo iniziare. Vai, eccoci. Usa il NOS. Esatto. Cosa fa? Ah, quella di prima. Bro, ti prego. Come commenta? In che senso? Avanti, no. Vabbè, ma smettila, dai. Dai. No, Kakuin, non farlo. Che bastardo. Ci pensa a giocare. Come si fa a recuperarle allora? Devi batterlo come con l'altro Darby. Episodio 41, Darby the Player, parte seconda. Che brutta cosa. L'ha fatto anche con l'altro Darby, l'ha sfidato al suo gioco migliore. Ti ricordi? È vero. Jotaro che gioca, mi fa morire. Jaggers. Ma sei serio? Platina. Figata. Sì. Ma fighissimo. Lucky Land. Ma cosa fa? Aspetta, ma cazzo. Che cosa fa?
Non sa giocare. No, è un nabbo. Porca miseria. Però lui è sveglio. C'è sempre un piano. Secondo, sì, poi è sveglio, quindi secondo me riesce a imparare in fretta. Speriamo che impari prima che perde. Ha un, vabbè, ma ci sono, devo poi fare cambio. Sì, appunto dico, speriamo che prima che finisca la partita. Non lo so, vediamo, è curioso questo. ho pensato anch'io che fa finta. Ma cazzarola. Mamma mia! Ma se le butta fuori cosa succede? È out. Sì. Cioè non deve farla uscire. Se butti fuori la pallina, praticamente il battitore può fare il giro del campo ed è salvo. Mi sembra. Appunto, hai perso. Devi buttarla in modo tale che non, cioè, hai tempo per far girare il battitore. Sì, senza sì, che. Sì. Ah, sì. Sì, però se fai un fuoricampo puoi andare tranquillo perché non possono prenderlo. Ah, fai comunque il punto quindi. Sì, sì. Ah, vai. Il fuoricampo è punto, sì. Come ha fatto? Mi fa morire quando gli mette in difficoltà. Anche l'altro Darby. Sì, mi sa che hai ragione. Adesso fa il giro tranquillo. Home run. Ah, fai punti in automatico. Ma cosa vuoi fare? No, lui è pazzesco comunque. Secondo me è veramente possibile che ha capito. Cioè, lui è un portento in tutto. Magari ha capito come giocare al gioco in due minuti. Secondo me sì, perché lui è tanto così. È tanto così. È pazzesco. Comunque mi fa morire. I due Darby, come reagiscono da Jotaro, mi fa morire. Poi lui è sempre tranquillo, bellissimo. Si scompone mai. Dai, un altro fuoricampo. Porca miseria. Ah!
Questo è come il trucco del pugno all'inizio, cazzarola. Magari farà qualcos'altro. Allora lo sapeva. Esatto. No, vabbè, c'ha il dono della previsione, qualcosa del genere. Sì, però così veramente diventa difficile batterlo. Sì. C'è qualcosa che non va. Come fai a batterlo? No, secondo me adesso Jotaro si sentirà sconfitto. Cosa vuoi fare? Non puoi fare niente. What the fuck? Bro, ma come fa, dai? È un cheater. È la prima volta che lo vediamo senza cappello. La seconda, l'avevamo già visto. Ah, perdona. È la prima volta che lo vediamo sudare. Jotaro! No, c'è qualcosa che non va in questo stand. Sì, sì, c'è qualcosa, guarda, che non va. Lo guarda in qualche modo, lo spia e... Ah! È tosto, è tosto. Bene, bene, belli episodi. Belli episodi, sì. Questi qua. Darby finora comunque il miglior stand, secondo me, sia lui che il fratello. I migliori stand. I migliori stand, sì, perdonami. Io non ho molto da dire, sinceramente. No, è molto interessante, bello e... coinvolgente. Come detto. Episodio, secondo me. Sì, in generale, poi mi incuriosisce sempre, perché Jotaro ha questo modo di fare che sembra che ti mette questa tranquillità che ha sempre tutto in mano, no? Che ha sempre tutto sotto controllo. Non nonostante... è mai agitato. Sì, nonostante sia in difficoltà. Perciò sono curioso di vedere come la risolve, perché se sconfiggono anche lui la vedo dura. E poi soprattutto i 10 minuti sono passati che diceva... Ti ricordi? Che gli ha detto, Abdul, se passano 10 minuti dai fuoco al palazzo. Ah, bella domanda. Ti ricordi? Bella domanda, bravo. Non credo che siano passati, se no... Boh. Eh sì, se no avremmo visto già. Sì, però sì, vediamo, sono curioso di vedere il prossimo più che altro. Sono d'accordo. E sarà la prima volta che vediamo parte 3, tre parti dello stesso stand. Sì, in realtà avrà un altro nome probabilmente.
Secondo me parte 3. Darby. Ah. Sì, Darby the player parte 3. Vabbè, possibile. Hai ragione, può essere, perché non c'è uno. Hai ragione. Ah, è vero, bravo. Ah. Va bene, ragazzi, non è niente da dire, basta. Ok. Un bel like, ragazzi, un bel commento su questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao. Ciao.